Ma quella è stata completamente stravolta. Questa cartina è abbastanza esemplificativa di quello che sta avvenendo. Difatti, questo è il centro storico, come vede, questo sarà un buco nero. Non sarà agibile e abitabile e completato prima di 20 anni. C'erano le frazioni preesistenti, oggi vengono create 19-20 nuove frazioni. Sono queste aree campite in nero, come vede, di una certa consistenza e che graveranno tutte sul territorio, tra le quali oggi non ci sono connessioni né infrastrutturali né di altro tipo. Quindi sarà un territorio abbandonato a se stesso, difficile da gestire, in cui l'emarginazione, l'alienazione, ma anche fenomeni facili di delinquenza e di declassamento sociale saranno quasi inevitabili. A parlare è Antonio Perrotti, un architetto urbanista che lavora come dirigente alla Regione Abruzzo. Per lui aprire questi cantieri è stato un grave errore. Governo e Protezione Civile stanno costruendo 4.920 case in 19 siti della periferia dell'Aquila, quasi 5.000 abitazioni arredate in cui andranno, a partire da metà settembre, 15.000 dei 43.000 sfollati ancora assistiti dalla Protezione Civile. Nel centro dell'Aquila invece non si muove niente, nessuno ricostruisce, una città fantasma congelata al 6 aprile. L'obiettivo dichiarato del piano case, ideato e presentato dal premier Berlusconi subito dopo il terremoto, era quello di dare una sistemazione a tutti gli sfollati con la casa completamente inagibile, classificata E o F, per il tempo necessario alla ricostruzione. A 5 mesi dal sisma, però, urbanisti e comitati cittadini considerano queste nuove abitazioni un vero bluff. Sono un vero e proprio bluff, nel senso è un pacchetto che è stato appaltato in deroga alle procedure ad imprese amiche, tutte del Lombardo-Veneto, ma di fatto non dà una risposta sostanziale al problema, che è per circa 16.000 alloggi, che sono quelli che hanno un tempo lungo di rientro. Gli altri 11.000 alloggi come verranno realizzati? La risposta a questo tipo di domanda ancora oggi non c'è. Tra l'altro potrebbe derivare un ulteriore appesantimento di domanda proprio dalla mancata partenza della ristrutturazione, le ABC ancora non parte niente. Facciamo un po' di conti. Gli sfollati con le case classificate E ed F sono più di 36.000, i posti disponibili appena 15.000. Chi rimane fuori dalla graduatoria, ben 21.000 persone, passerà l'inverno ancora negli alberghi o in alloggi privati col sussidio governativo di 600 euro al mese per l'affitto. Ma non è solo una questione di numeri. Il piano case, costato al governo finora 700 milioni di euro, snatura definitivamente il tessuto urbano della città. Questo, insieme a quello di Bazzano, è il nucleo di nuovi moduli più avanzato. E qui abbiamo anche possiamo esaminare alcune delle problematiche emergenti. Il fatto della deportazione di massa di cittadini, qui verranno circa 2.000 persone che devasteranno sotto il profilo sociologico una frazione che contava 400-450 abitanti. Per settembre noi avremo solo probabilmente il comparto di Cese e quello probabilmente di Bazzano, ma tutti gli altri 17 probabilmente hanno tempi più lunghi, e temo che qualcuno arriverà anche all'anno nuovo. Questo è uno degli ultimi iniziati, Coppito 3, è quello più consistente, ci saranno insediati circa 4.000 abitanti e come vedete è in aperta campagna, bisognerà fare scuole, asili, verde attrezzato, attrezzature sportive e soprattutto la cosa più disastrosa, che già attualmente non si regge, collegarlo in maniera efficiente con il resto del territorio e con il futuribile centro storico dell'Aquila. Ma tutte queste opere sono previste nel piano case di attualmente del penso governo? Che sia coperta la sola fase di realizzazione delle case, con un minimo di opere di urbanizzazione, cioè la strada e i parcheggi, le aree di sosta.
dopodiché tutto l'altro dovrà essere costruito dal comune in seguito per rendere vivibili questi quartieri. Insomma, le case non bastano e questi nuovi quartieri rischiano di diventare dei ghetti, quartieri dormitorio. Abbiamo sempre detto che se le case non dovessero essere state sufficienti per tutti quelli che avevamo immaginato, ne faremo di altre. C'è chi sostiene che non sono sostenibili per questo tipo di territori. Ormai i quartieri sono quasi tutti pronti, quindi giudicate voi stessi se quelle che sono alcune critiche sono reali o sono strumentali. Polemiche strumentali le definisce il capo della Protezione Civile Bertolaso, pronto a costruire nuove abitazioni antisismiche. Ma il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, che ha firmato il piano case, non è più così convinto. La mia preoccupazione è che queste sono strutture che domani potrebbero diventare un problema sociale. Non solo dovranno essere servite a strutture, che può essere la chiesa, può essere l'oratorio, il centro anziani, un piccolo centro commerciale, saranno strutture sportive e così via. A leggere il decreto non sembra che ci siano i soldi. Ci sono ancora dei soldi rimasti. Tutto viene deciso dalla Protezione Civile, sono stati scavalcati anche gli enti locali, comune, provincia, regione, comitati, questo è vero? Questo è vero, la cosa che ho avuto modo di dire anche a un recente dibattito, all'inaugurazione della festa nazionale del PD, è che in quei giorni, i primi giorni, dibattito non c'è stato molto, quando si è deciso in poche ore questa cosa, le assicuro che fu deciso in poche ore. Le voglio ricordare che questa cosa stava in un decreto che è passato con l'astensione dell'opposizione al Senato, creando su questa vicenda, ma soprattutto su quelle finanziamenti del famoso residenzialità o meno, creando un problema anche a chi stava qui sul territorio. Se avesse avuto più tempo avrebbe fatto qualche scelta diversa, avrebbe fatto come dicono gli urbanisti, per esempio scegliere la strada, tante casette provvisorie in legno e poi cominciare subito la ricostruzione senza costruire quartieroni? Probabilmente se avessi avuto tempo avrei cercato anzitutto di capire bene le dimensioni del problema, perché sono rimaste fuori le BLC, e capito anche di quanti chilometri quadrati avrei avuto bisogno per fare tutto il villaggio transitorio. L'emergenza del momento, la paura probabilmente di non dare una risposta subito ai cittadini. Alla fine Berlusconi dopo 3-4 giorni aveva già il progetto delle villette. No, forse dopo 2 giorni. Dopo 2 giorni, quindi forse c'era da studiarlo un po' meglio, questo volevo capire. Guardi, questo è sicuro. Un piano che andava pensato meglio, adesso lo ammette anche il sindaco. Un piano che avrebbe potuto basarsi su villaggi transitori di casette prefabbricate o in legno, evitando così le tonnellate di cemento dei costosi nuovi quartieri. E nemmeno convince lo schema dei finanziamenti ai privati per la ricostruzione. Il governo assicura agli aquilani una copertura di spesa del 100% per una prima casa, ma solo un massimo di 80.000 euro per una seconda casa, che deve essere di proprietà di un non residente. E questo, secondo gli urbanisti, rischia di far saltare o ritardare di molto la ricostruzione della città. Questa è l'Aquila. Qui abbiamo seconde, terze case, alloggi turistici, alloggi commerciali, studi professionali, direzionali di ogni tipo. Quindi e tutta questa casistica, questa tipologia, non è coperta finanziariamente, soprattutto nel centro storico, dove con il criterio della casa principale non si riesce a intervenire. E lì anche sotto il profilo statico non funziona la cosa. Se ci sono coperture finanziarie puntuali su alcuni alloggi principali e non sul resto, è impossibile farlo tecnicamente. Basta che ci sia in un palazzo una seconda casa oppure una terza casa, quindi non coperta dal decreto, che questo blocca la ristrutturazione di tutto il palazzo. Nel senso che questo è un ostacolo già in chiave condominiale, ma soprattutto per il centro storico, dove aumenta la problematica statica. E questo non l'hanno previsto È completamente ignorato dal decreto. In Abruzzo, nel comprensore aquilano, con questo criterio non parte l'Aquila, ma non partono neanche i centri storici limitrofi, che sono in gran parte ristrutturati da turismo di ritorno, da pendolarismo stagionale, da ex emigrati. L'accusa è chiara, i finanziamenti per la ricostruzione non sono sufficienti. Il piano case snatura la città dell'Aquila per sempre, senza soddisfare la domanda di alloggi. È molto caro, 170.000 euro per appartamento, in pratica 2.700 euro al metro quadro,
e soprattutto è stato deciso scavalcando gli enti locali e i comitati cittadini. Un modello di intervento opposto a quello seguito in Friuli nel 1976, dopo che il terremoto distrusse 70.000 case e fece quasi 1.000 vittime. In quell'occasione si costruirono economiche case provvisorie e container per sistemare gli sfollati e si partì subito per la ricostruzione dei centri storici dei paesi colpiti, come erano e dove erano. Una soluzione che si poteva, secondo Perrotti, seguire anche per L'Aquila. Potendo fare con i costi di Bertolaso il triplo, il quadruplo delle casette, potevamo dare una risposta che era 3-4 volte quella di Bertolaso, quindi esaurire la domanda di fatto. E per la ricostruzione bisognava immediatamente affrontare il tema di fondo di questo territorio, il centro storico dell'Aquila e gli altri centri storici, che è il grande buco nero del decreto Bertolaso.